SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Troppo lontano il porto di Ravenna dalle acque in cui sono stati recuperati, no a trasferimenti disumani. Il sindaco del capoluogo bizantino, Michele De Pascale, commenta il nuovo sbarco di 84 migranti dalla nave umanitaria Ocean Viking, previsto per sabato al terminal crociere. Un nuovo capitolo nella vicenda Livia Tellus. Dichiarati colpevoli di falso e abuso d'ufficio per la vicenda dei compensi agli amministratori, l'ex sindaco di Forlì Davide Drei, ma anche Mardocchi e Severi. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni della sentenza di primo grado. Emergenza personale sanitario è stato uno dei temi principali affrontati nella seconda giornata del Congresso nazionale per i lavoratori della funzione pubblica a Cervia. L'associazione sindacale chiede un piano straordinario di assunzioni. La Lega regionale ha chiesto delucidazioni sull'autonomia alla presidente Stefano Bonaccini dopo un percorso legislativo votato nel 2018 ed ancora fermo. Il partito chiede un referendum come in Lombardia e Veneto, una posizione chiara e inequivocabile, e quanto viene richiesto al governatore regionale. Le imprese straniere attive sul territorio romagnolo sono aumentate del 5,7% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Lo evidenziano i dati della Camera di Commercio, che mostrano una crescita nelle costruzioni, ristorazioni e servizi alla persona. Calcio. Il Cesena femminile è tornato alla vittoria e lo ha fatto sul campo del Trento. Le bianconere si sono imposte in trasferta con un rotondo 0-3 grazie alla doppietta di Alkovic e alla rete al 90° di Secchi. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, ben ritrovati alla nostra informazione serale. Sta navigando verso Ravenna la nave umanitaria Ocean Viking, attesa per sabato al terminal crociere con 84 migranti a bordo, tutti africani, in maggioranza ragazzini tra i 14 e i 17 anni. Una decisione, quella di accogliere di nuovo al porto bizantino, che sta scatenando polemiche. Sentiamo quali in questo primo servizio. Troppo lontano il porto di Ravenna dalle acque in cui sono stati recuperati, troppo lontane le città a cui i migranti potrebbero essere destinati. Il sindaco di Ravenna è critico verso la decisione del governo di far attraccare la nave umanitaria Ocean Viking di nuovo a Ravenna a meno di 2 mesi dall'ultimo sbarco. L'arrivo delle 84 persone a bordo è previsto per sabato al terminal crociere bizantino. Ad attenderle ci sarà la task force coordinata dalla prefettura. La roulette russa gira e richiama Ravenna a organizzarsi in pochi giorni, commenta la deputata Guidat Baccali. Il governo conferma la totale disorganizzazione nella gestione degli sbarchi e l'accanimento discriminatorio contro le navi umanitarie attaccato sui social. Sì, ci è stato comunicato poche ore fa che Ravenna sarà oggetto di un secondo sbarco, sempre della nave Ocean Viking. In questo caso sono 84 persone, di cui 58 minori non accompagnati, che anche in questo caso verranno dirottati in un porto molto distante ovviamente dal luogo nel quale sono stati raccolti in mezzo al Mediterraneo. Diciamo, siamo già allenati rispetto alla prima volta, perché la macchina organizzativa è stata immediatamente riattivata. Ora la preoccupazione è che queste persone, una
una volta arrivate a terra e dopo aver ricevuto tutti gli aspetti di carattere sanitario e anche i controlli ovviamente anagrafici, possano, diciamo, avere delle location prossime alla città di Ravenna per poter essere ospitate, che non si riverifichi quello che è accaduto poche settimane fa, dove la nave è fatta arrivare fino alla Liguria, poi è stata rimandata a Foggia, diciamo, le persone sono state inviate a Foggia con un meccanismo che è veramente disumano e anche stupido, mi verrebbe da dire. Con sofferenza e patimenti ha riferito circostanze e fatti utili a spiegare come un ragazzo di 27 anni sia arrivato all'esasperazione tale da compiere un gesto di tale gravità nei confronti di una donna così più matura di lui. Lo ha spiegato l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Giovanni Padovani, che oggi è stato interrogato dai PM della Procura di Bologna sull'assassinio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, uccisa a 56 anni davanti a casa il 23 agosto scorso. Padovani risponde di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, stalking e legame affettivo. La procura, dopo l'interrogatorio, si appresta a chiedere il giudizio immediato. In attesa che venga fissata l'udienza davanti alla Corte d'Assise, valuteremo di fare istanza per un incidente probatorio in modo da accertare le condizioni psichiche del mio assistito, ha proseguito l'avvocato Bordoni. Padovani ha spiegato ai pubblici ministeri i tormenti intervenuti in un quadro particolare, una condizione alterata dovuta da un lato ad una sua predisposizione psichica, dall'altro alla relazione fortemente tossica e morbosa con la donna. Seconda giornata del congresso nazionale della CGIL per i lavoratori della funzione pubblica. Oggi sul palco di Cervia anche il segretario generale Landini. Tra i principali temi trattati quello dell'emergenza del personale sanitario. Vediamo. Un caro delle risorse verso il sistema sanitario nazionale pubblico in questi anni di quasi 40 miliardi. La precarietà è usata per ridurre il perimetro pubblico e favorire la privatizzazione. No alle esternalizzazioni, sì a un piano straordinario di assunzioni. Così Serena Sorrentino, segretaria della FP-CGIL, che si è riunita a Cervia per il 12° congresso nazionale. Tra i temi più urgenti per quanto riguarda i lavoratori della funzione pubblica c'è l'emergenza di personale che sta colpendo il settore sanitario, letteralmente stravolto nei bilanci e nell'organizzazione da 2 anni di Covid. Dopo i tagli che sono stati fatti in questi anni di miliardi sulla sanità pubblica, oggi è il momento di mettere soldi e di mettere persone. Non è che c'è un'altra strada, perché l'alternativa a questo è un'ulteriore privatizzazione e un'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro. Ne sa qualcosa l'Emilia-Romagna, le prese con un buco di bilancio senza precedenti, per cui in regione si sta ragionando sulla possibilità di tagliare del 15% i fondi destinati alle strutture private. È solo una delle ipotesi in campo, ha detto l'assessore Donini. Per Landini, fortemente contrario all'autonomia differenziata, la risposta deve arrivare da un'azione comune e non dalle singole regioni. Abbiamo già adesso 20 diversi sistemi sanitari, non è il momento di sancire che queste diseguaglianze sono la norma, è il momento di sancire che queste diseguaglianze vanno superate rafforzando il sistema sanitario e le politiche nazionali che vanno in questa direzione. I carabinieri di Forlì nei giorni scorsi hanno denunciato un uomo per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti e appropriazione indebita di energia elettrica. Secondo gli accertamenti condotti dai militari e dai tecnici Enel, il condomino avrebbe utilizzato l'energia prelevata dalla scala del palazzo in cui vive per alimentare lampade, irrigatori e deumidificatori di una piantagione di marijuana scovata in una cantina chiusa a chiave. Le indagini sono partite dalla segnalazione dell'amministratore di condominio dopo una bolletta elettrica quintuplicata rispetto ai periodi precedenti. E ancora da Forlì un nuovo capitolo nella vicenda Livia Tellus. Dichiarati colpevoli di falso e abuso d'ufficio per la vicenda dei compensi degli amministratori, l'ex sindaco di Forlì Davide Drei, ma anche l'ex dirigente comunale Severi e Gianfranco Marzocchi. Vediamo. Condannati, come aveva chiesto la procura, arriva la sentenza di primo grado per il processo Livia Tellus, letta martedì pomeriggio dal collegio del tribunale. 2 anni all'ex sindaco di Forlì Davide Drei, 1 anno e 8 mesi all'ex presidente di Livia Tellus Gianfranco Marzocchi e 2 anni all'ex direttore generale del comune di Forlì Vittorio Severi. Le condanne, le pene sono sospese, sono per i reati di falso per induzione e abuso d'ufficio, mentre altri capi di imputazione sono finiti prescritti.
Per le motivazioni invece bisognerà attendere 90 giorni. Il perno della vicenda è Leviatellus, che nel 2015 passa da semplice partecipata pubblica a holding e i quali soci sono i comuni del Forlivese. Marzocchi, presidente di Leviatellus nel 2014, parte con uno stipendio di 8.000 euro lordi. Nel luglio 2015 Marzocchi ottiene una remunerazione di 30.000 euro lorde, più 16.000 di indennità di risultato grazie alla costituzione della holding. A denunciare questo aumento remunerativo è il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli, con la conseguente apertura dell'inchiesta da parte della Procura. Secondo gli avvocati della difesa, che avevano risposto alle richieste di condanna con una triplice istanza assolutoria, la nuova retribuzione di Marzocchi non solo era adeguata al ruolo di manager, ma era addirittura inferiore se si tiene conto delle responsabilità che avrebbe dovuto assumersi come presidente. La Lega regionale chiede delucidazioni sull'autonomia al presidente della regione Stefano Bonaccini dopo un percorso legislativo votato nel 2018 e ad oggi ancora fermo. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli nel servizio. Maggiore chiarezza sull'autonomia è quanto chiesto da Matteo Rancan, capogruppo Lega in Consiglio regionale e commissario Lega Emilia. Il partito leghista regionale, che vuole un referendum come in Lombardia e Veneto, chiede al presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini una posizione chiara e inequivocabile sul tema. Una scelta precisa e non influenzata dalla corsa di quest'ultimo alla segreteria del Partito Democratico. Mettere in discussione, come sta facendo lui oggi, tutto il percorso di autonomia fatto fino adesso significherebbe bloccarla. E non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere per le famiglie, per i cittadini e per le imprese. L'autonomia che noi chiediamo è esattamente l'autonomia che è stata sottoscritta nell'accordo che la nostra regione ha preso col governo Gentiloni, quell'autonomia che è stata votata e quella richiesta che è stata votata a livello unanime da questo Consiglio regionale. Quello che non ci spieghiamo è perché dal 2018 ad oggi Bonaccini stia facendo una corsa all'indietro, sta facendo un po' il gambero della situazione. Solamente perché ha la segreteria del Partito Democratico al quale deve rispondere e che vuole vincere. La nostra regione però non può essere sotto scatto delle ambizioni politiche e personali del Presidente. Questo, oltretutto, l'autonomia è stato un punto anche del suo programma elettorale, del quale gli chiediamo di tenere conto, anche perché i cittadini che l'hanno votato, immagino, che vogliano delle risposte chiare sul tema. Questo weekend abbiamo organizzato una gazebata e banchettata, serve in più di 50 piazze della nostra regione, dove diremo grazie alla Lega per tutto quello che si sta facendo, per il DDL approvato in Consiglio dei Ministri, e faremo vedere che Bonaccini però su questa partita non ci sta più seguendo. Se all'inizio ci stava seguendo, adesso tentenna. Passiamo ora all'economia. Crescono infatti le imprese straniere nel territorio della Romagna, in particolare nel territorio di Forlì Cesena e Rimini, secondo l'analisi di Infocamere e Movi Imprese divulgate dalla Camera di Commercio. Andiamo a vedere allora quali sono i numeri in questo servizio. La Camera di Commercio della Romagna ha divulgato i dati rilevati da Infocamere Movi Imprese in merito alla presenza delle aziende straniere sul territorio. Al 31 dicembre 2022 risultano in Romagna 8.965 imprese straniere attive, in aumento del 5,7% rispetto al 2021, superiore all'incremento regionale e nazionale. Tra i principali settori economici risultano le costruzioni, che rappresentano il 36% delle imprese straniere, il commercio con il 28,2%, l'alloggio e ristorazione all'8,8% e i servizi alle persone al 5,1%. Si registra un aumento in tutti i principali settori ad eccezione del commercio, con il meno 0,4%. Il 79,4% delle imprese straniere sono individuali, in crescita del 12,8% invece le società di capitale. Nel dettaglio, la provincia di Forlì Cesena conta 4.098 imprese straniere attive, registrando un aumento del 6,6% rispetto al 2021. Costruzioni, commercio e industria manifatturiera sono i principali settori economici stranieri presenti. La maggioranza delle imprese straniere attive si collocano tra Cesena e Forlì e provengono per lo più da Albania, Cina, Romania e Marocco. Nella provincia di Rimini si contano 4.867 imprese straniere attive, che aumentano del 4,8% rispetto al 2021. Rimangono invariati i principali settori economici presenti nel riminese rispetto alla provincia di Forlì e Cesena. Si segnala invece una presenza maggioritaria nel settore dell'alloggio e la ristorazione, con il più 9,8%. La maggiore concentrazione delle imprese straniere si trova nella città di Rimini e provengono soprattutto da Albania, Romania e Bangladesh.
Inizia la raccolta fondi dell'AGEOP presentata a Bologna a Palazzo d'Accorso. L'associazione chiede più investimenti ma anche attenzione per la lotta al cancro infantile. Il 25 marzo organizzerà una grande festa in Piazza Maggiore. Il 15 febbraio è la giornata mondiale contro il cancro infantile. E a Bologna l'AGEOP, martedì mattina, ha presentato a Palazzo d'Accorso insieme ai suoi volontari Lotto Anch'io, la campagna annuale di raccolta fondi e sensibilizzazione sulla malattia oncologica in età pediatrica. Erano presenti la vice sindaca Emily Clancy, l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, la direttrice dell'ospedale Sant'Orsola Chiara Gibertoni e il direttore di oncoematologia pediatrica Arcangelo Prete, il direttore di ASCOM Giancarlo Tonelli e la direttrice di AGEOP Ricerca Francesca Testoni. Prima della presentazione, nel cortile del comune, è stato messo a dimora un melograno, simbolo di speranza. È la giornata mondiale contro il cancro infantile, siamo qua con AGEOP, che è alla sua nona edizione della campagna di raccolta fondi Lotto Anch'io, una campagna importante sia per il crowdfunding che serve a finanziare dei progetti importanti, il senso della giornata di oggi della piantumazione dell'albero, per chiaramente portare a una consapevolezza maggiore dell'importanza della ricerca su questo fenomeno di prevenzione e di lotta al cancro infantile. Oggi noi siamo qui su due fronti, uno per la campagna nazionale di lotta al cancro infantile promossa da FIAGOP, che raggruppa tutte le associazioni di genitori di oncologia pediatrica, e per piantumare questo melograno, che è un simbolo della speranza. La nostra speranza appunto è quella di un investimento maggiore e di maggiore attenzione ai tumori che colpiscono i bambini. Quest'anno abbiamo un obiettivo molto ambizioso, è quello di raccogliere 80.000 euro per sostenere la ricerca sui tumori solidi, in particolare sui rabdomiosarcomi. Per questo oggi annunciamo la campagna con tutte quelle che saranno le iniziative. Avremo una grande festa in Piazza Maggiore il 25 di marzo. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio. Pronto riscatto per il Cesena femminile nella Serie B. Le bianconere hanno dominato la sfida di Trento e si sono rifatte sotto al Chievo nella corsa per conquistare la quinta piazza del campionato cadetto. Questa volta il gol non è stato un problema per il Cesena femminile. Il campo del Trento è stato conquistato grazie ai centri di Karina Alkovic, tornata a graffiare dopo la doppietta siglata al debutto sul campo del Tavagnacco, a cui è poi seguito il sigillo di Secchi per suggellare tre punti preziosi per il cammino delle ragazze di Mister Ardito. Il primo squillo arriva al 19° e sono dolori per la difesa di casa. Sul corner battuto da Irigucci, un rimpallo favorisce Alkovic, con l'ex giocatrice del Sassuolo che si rivela la più lesta per anticipare Valsoger e infilare la rete dello 0-1. Il raddoppio invece si materializza a inizio ripresa ed è frutto dell'intuizione di Costa, che legge il movimento della solita Alkovic e la serve con un'ottima verticalizzazione, di fatto spalancando le porte per il nuovo centro cesenate. Al 69° Cuciniello potrebbe anche firmare il tris nell'ambito di un'azione in mischia, ma la 22 bianconera trova sulla propria strada la risposta di Valsoger. Un appuntamento solo rimandato ai titoli di coda, quando Secchi trova il dai e vai con Ploner per presentarsi davanti al portiere delle Trentine e batterla in uscita. È la rete che fissa il punteggio sul definitivo 3-0 a favore delle bianconere. Al terzo gol stagionale con la nuova maglia dell'Imolese, Simone Simeri è fiducioso per la lotta a salvezza. L'attaccante ha siglato il provvisorio 1-2 contro il Cesena, ma la marcatura non è bastata per effettuare una clamorosa rimonta. Credo la soddisfazione di aver messo in difficoltà il Cesena fino proprio all'ultima azione, anzi il rimpianto di non aver addirittura riaperto la partita proprio in pieno recupero. Uscite dal derby senza punti, ma con buone indicazioni per il futuro, credo. Sì, il rimpianto sta nell'aver aperto la partita e dopo poco prendere un gol. Abbiamo peccato lì di inesperienza,
Se mettiamo un po' di cattiveria, credo che abbiamo tutte le carte in regola per salvarci, solo che in quell'istante là il mio compagno non se l'è sentito di fare, diciamo, quello che doveva fare, quindi abbiamo preso subito il gol del 3-1. Però sì, se avessi fatto gol lì, facevo il 4-3, magari all'ultimo poteva succedere qualcosa. Purtroppo abbiamo giocato con una signora squadra, che anzi faccio i miei complimenti e niente. È chiaro che è cambiato tanto per l'Imolese dal mercato di gennaio, avete avuto bisogno naturalmente di qualche settimana, però oggi è un'altra squadra, l'Imolese, e contro, credo, le squadre con cui vi giocherete il campionato, la salvezza o i play-out, partirete sicuramente con altro spirito, no? Tu come hai vissuto queste settimane? Sì, assolutamente. Io sono arrivato qui che era una squadra inesperta, tanti giovani, tanti giocatori esperti erano fuori, chi per infortunio, chi per squalifica, chi non era in condizione. Siamo arrivati tanti giocatori nuovi che piano piano ci siamo messi, abbiamo lavorato e adesso stiamo uscendo fuori la squadra che all'inizio hanno costruito per salvarci. Passiamo ora invece ad una notizia di motori. Elia Bartolini è il nuovo re dei ghiacci. Il Sarsinate si è imposto vincendo 3 delle 4 gare dell'affascinante e altrettanto spettacolare Ice Trophy 2023. Ha pregalato in provincia di Torino, il centauro romagnolo ha completato un fine settimana importante. Prima ha centrato la pole position, poi ha vinto gara 1 e gara 2 che gli hanno consentito di laurearsi campione italiano della categoria 450 Open. Nei primi due appuntamenti stagionali a Creval Col in Val d'Aosta, Bartolini ha collezionato un secondo posto all'esordio nella competizione per via di una scelta errata dei chiodi degli pneumatici, ma si è poi riscattato in gara 2 ottenendo il primo dei 3 successi che gli hanno spianato la strada alla conferma nella competizione dopo la conquista del titolo nel 2021. Passiamo invece a vedere le previsioni meteo per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Giornata stabile e soleggiata domani in Emilia Romagna, tuttavia con un risveglio nebbioso sulle pianure, specialmente sulle basse al confine con Lombardia e Veneto, dove localmente potrebbero persistere per buona parte della giornata. Altrove cieli azzurri o poco nuvolosi, temperature massime in calo sulle pianure al confine con Lombardia e Veneto, anche sotto i 7-8 gradi, mentre altrove valori superiori ai 10-13 gradi con picchi di 14-15 gradi nelle prime aree di collina. Ventilazione debole, mare calmo. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. Andiamo a rivedere insieme i titoli di questa edizione, lo facciamo attraverso il nostro riepilogo. Troppo lontano il porto di Ravenna dalle acque in cui sono stati recuperati, no a trasferimenti disumani. Il sindaco del capoluogo bizantino, Michele De Pascale, commenta il nuovo sbarco di 84 migranti dalla nave umanitaria Ocean Viking, previsto per sabato al terminal crociere. Un nuovo capitolo nella vicenda Livia Tellus. Dichiarati colpevoli di falso e abuso d'ufficio per la vicenda dei compensi agli amministratori, l'ex sindaco di Forlì Davide Drei, ma anche Mardocchi e Severi. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni della sentenza di primo grado. Emergenza personale sanitario è stato uno dei temi principali affrontati nella seconda giornata del Congresso nazionale per i lavoratori della funzione pubblica a Cervia. L'associazione sindacale chiede un piano straordinario di assunzioni. La Lega regionale ha chiesto delucidazioni sull'autonomia alla presidente Stefano Bonaccini dopo un percorso legislativo votato nel 2018 ed ancora fermo. Il partito chiede un referendum come in Lombardia e Veneto, una posizione chiara e inequivocabile, e quanto viene richiesto al governatore regionale. Le imprese straniere attive sul territorio romagnolo sono aumentate del 5,7% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Lo evidenziano i dati della Camera di Commercio, che mostrano una crescita nelle costruzioni, ristorazioni e servizio alla persona. Calcio, il Cesena femminile è tornato alla vittoria e lo ha fatto sul campo del Trento. Le bianconere si sono imposte in trasferta con un rotondo 0-3 grazie alla doppietta di Alkovic e alla rete al 90° di Secchi.
Per questa sera è tutto, non abbiamo altri aggiornamenti, ma prima di salutarvi voglio ricordarvi che in prima serata potrete seguire un nuovo appuntamento con A Tambur Battente e a seguire Obeia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. SIC, Società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.